Siamo in autunno. Fermi tutti, l'autunno non può iniziare senza una cover adatta. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Benvenuti da Ombretta su Arte per te, benvenuti a voi e benvenuto autunno. Siamo in autunno ed è tempo di aggiornare e rendere autunnale la nostra cover, ma questo video è un video speciale, mi vedete così tutta esaltata perché sono contentissima. Infatti è un video in collaborazione ed è un video in collaborazione con una delle mie YouTubers preferite, Elena di Elena T. Ciao Elena, un grande bacio, sono contentissima di questa collaborazione che le ho chiesto, sì, gliel'ho chiesta io perché volevo collaborare con Elena, perché Elena è una ragazza simpatica, solare, vera, è una ragazza garbata che ha un canale bellissimo, fashion, make-up, home living, tutte cose bellissime, vi fa vedere parte della sua casa, vi fa vedere parte della sua vita, ma sempre in maniera garbata, non esagerata e poi in maniera vera. Una ragazza con cui mi trovo moltissimo anche dal punto di vista caratteriale e che mi ha soprattutto colpita per la bellezza delle foto che propone. Proprio quindi mi hanno colpito innanzitutto le sue foto, poi da lì ho cominciato a conoscerla meglio, ho cominciato a seguirne i video che comunque seguo dagli inizi del nostro canale, perché noi abbiamo cominciato più o meno insieme. E adesso è sfociata questa cosa nella possibilità di collaborare. Tra l'altro, allacciandomi alle foto, vi invito anche a cercare il canale del marito di Elena che si chiama Patrizio Lari, che è un bravissimo fotografo. Per tutti coloro che amano fare fotografie e vogliono farle con cognizione di causa, seguiti da un bravo maestro, Patrizio è quello che fa per voi. Quindi cercate anche il suo canale. Il video collaborazione di Elena a questo video lo trovate qui. Lei vi parlerà dei suoi accessori autunnali ed essendo una ragazza molto elegante e molto carina e fresca, sono sicura che saranno accessori bellissimi. Mentre il link del suo canale e il link del canale di suo marito, di Patrizio, lo trovate qua sotto. Sono due canali che vi consiglio veramente. Del resto, io faccio collaborazioni soltanto con i canali che seguo e che mi piacciono. Infatti ne faccio pochissime. No, scherzo, mi piacciono un sacco di canali, solo che le collaborazioni sono più difficili da portare avanti. Bene, basta cianciare. Io mando un grande bacio ad Elena, spero che il suo canale vi piaccia, fatemi sapere se vi piace e se volete imparare a fare delle belle foto, rivolgetevi al marito e invece se volete una bellissima cover autunnale, spostiamoci sul piano da lavoro che l'andiamo a fare insieme. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra cover autunnale. Innanzitutto la cover. Io per questa volta ho preso questa al costo di 4 euro da cinesi. Costa di più, non costa i soliti 2 euro perché è full optional, nel senso che è la cover con lo sportellino anteriore, in modo che in previsione delle piogge autunnali tutto il cellulare sia bello e protetto dall'acqua, quindi ho preferito prendere questa, ma potete comunque fare la stessa cosa con le classiche cover che usiamo, cioè quelle solamente con il retro. Dei pennelli, tra cui ne è necessario uno sottilissimo. Vi servirà la mascherina del disegno che vogliamo riprodurre. La cover che vi proporrò oggi sarà una cover prevalentemente blu nel fondo, con questi bei fiorelloni con i colori del rosa e del sangria Borgogna, con dei puntini che deciderò ancora, non so di che colore fare, ma lo vedremo, lo scopriremo strada facendo. Occorrerà qualche pezzettino di scotch di carta e poi i protagonisti, cioè i nostri colori. Un set di colori acrilici di cui useremo solamente due colori, il blu e il nero. Questi colori li ho presi alla Lidl a 1,90 tutta la confezione, quindi veramente un investimento esiguo. E poi degli smalti, smalti per unghie, quelli magari con cui non vi trovate bene o che hanno dei colori talmente particolari da non finirli neanche in 3 vite. E qui ho un altro nero che potrebbe occorrermi. Naturalmente poi ci serviranno anche dei piattini, credo due.
Iniziamo subito posizionando nella nostra cover il disegno che vogliamo riproporre nel punto in cui lo vogliamo riproporre. Quindi io lo posizionerò sull'esterno perché lavorerò dall'interno della cover. E la foto della mascherina, come sempre, la troverete sull'album Make Your Cover che troverete nella mia pagina Facebook, di cui vi lascio il link qua sotto. Oramai lo sapete come funziona. Potete scaricarvi la fotografia e quindi avete già la traccia bella fatta. Ok, dopo aver fissato sulla parte esterna la foderina, ecco qui quello che si vede dall'interno. Possiamo procedere a riempire di colore tutte le linee e tutti gli spazi. Procederemo per stratificazioni, dal colore che sta più in basso al colore che sta più in alto. Quindi prima faremo tutti i profili, dopodiché i puntini che stanno al centro del pistillo, quindi le eventuali venature, quindi il colore del fiore, cioè quello che sborderà leggermente dai profili dorati, e poi solamente alla fine si darà la mano di blu totale. Procediamo per ordine, prepariamo quindi i profili dorati. Faccio una bella miscellanea tra tre ori e uso gli smalti e non gli acrilici per questo passaggio, perché così quando passerò la campitura finale di acrilico su tutto sarò certa che non verrà via il colore di fondo. Mescolo il tutto e viene fuori un bel dorato. Col pennellino 00, questo è un 000, quindi un pennellino molto sottile, comincio a passare tutti i bordini. Profilino è tutto ripassato, lo vedete in trasparenza, ok, così lo riuscite a vedere di sbiego. Continuiamo così su tutto, facendo sì che il bordo rimanga sempre sottile, non calcate troppo col pennello, poggiate appena la punta. Ok, su tutti i fiorellini abbiamo passato il profilo dorato, adesso prendiamo il borgogna e piano piano, sempre col pennellino 000 o con la punta dello spillo o dello stuzzicadente, ripassiamo proprio sopra i profili che abbiamo fatto dorati. Questo servirà per rendere meno trasparenti i profili dorati, perché il dorato tende sempre a rimanere un po' trasparente, e quindi renderlo più evidente quando lo andremo a coprire con il resto del colore. E poi, siccome sicuramente sborderete un pochino da qualche parte, darà una doppia tonalità al bordino del petalo che sarà, vi assicuro, veramente deliziosa. A questo punto, se ce lo avete, anche con la punta di uno stuzzicadente, io userò un bulino, dobbiamo fare il centro dei fiorellini. Per fare il centro dei fiorellini basterà immergere la punta e dare tanti piccoli puntini disordinatamente, ma mantenendo un senso circolare. Ok, cominciamo quindi con il dorato, che è il colore più delicato. Fate la stessa cosa anche con il borgogna, in modo da chiudere, anzi maggiormente, gli spazi. Ok, così. Fatto questo, sempre con il borgogna, farò i pallini, questi qui, tra un fiore e un altro, e farò una pallina piccolissima su ogni puntino, perché poi sarà circondata da una più grande di un altro colore, del colore dei fiori. Con il pennello 00, sempre, e un po' di dorato, facciamo qualche leggero tocco di piegatura della foglia, tac, così, in modo da dare un po' più di morbidezza al fiore, ma poca roba, e poi le avete già tutte segnate sulla mascherina, quindi non vi preoccupate, vi verrà semplicissimo, seguite solamente quello che c'è disegnato. Quindi rinfrancate sempre con il borgogna, che darà meno trasparenza al dorato.
fatta asciugare totalmente questa parte che abbiamo fatto, quindi bordeaux e dorata, adesso dobbiamo immettere il rosa. Devo creare un rosa che sia molto simile a quello della cover. Quando immetto questo colore vado fino al bordo, così picchiettando, perché devo sbordare leggermente dei margini dorati per farli risaltare ulteriormente. E riempio così picchiettando tutta la corolla. Di bianco, poco poco, perché il bianco ci vuole sempre per rischiarare il tutto, fate qualche pallino al centro, dove, lì dove c'è la corolla. Per fortuna non avevo ancora coperto. Faccio asciugare completamente la corolla, coloro tutti i fiori alla stessa maniera tamponando, dopodiché ci rivediamo per il prossimo passaggio. Facciamo anche le palline, naturalmente. Prendiamo sempre il nostro dotterino. Bueno, io prendo un dotter più grande, voi potete prendere anche, per intenderci, il manico di un pennello, insomma quello che vi viene più facile avere a portata di mano. E con il dotter imbibito di rosa vado sulle palline che avevo fatto prima, una passata più larga, così che mi rispunti il cerchio rosa tutto attorno alla pallina borgogna che viene inglobata. Fatto ciò, faccio asciugare completamente il primo strato di rosa. Sempre tamponando, passiamo ora al secondo strato di rosa sui fiori. Questa volta però il nostro rosa sarà arricchito con un bianco per dare quella copertura assoluta al colore che altrimenti non sarebbe mai del tutto coprente. Ok, e miscelo. E sempre tamponando, ripassiamo in tutte le zone su cui siamo andati prima, in modo da togliere tutte le discromie. Eccoci qua, adesso facciamo asciugare completamente lo smalto. Non fate l'errore di lasciarlo umido e di passare sopra la campitura blu. Facciamolo asciugare completamente. Dopo che la cover è rimasta a lungo ad asciugare, prepariamoci un bel blu. Un blu che non sia il normale oltremare che tende al bluette, ma che sia proprio un blu autunnale. Non un blu navy scuro, ma proprio il classico blu. Pieno, intenso. Lo faccio con l'oltremare e se riesco ad aprirlo con un po' di nero. Mischio insieme questi due colori senza aggiungere minimamente acqua perché voglio un bel colore pieno e puro. Benissimo, e adesso comincio piano piano a passare su tutto. Sappiate sin da subito che per un blu perfetto, una bella campitura, ci vorranno tre passate di blu. Quindi, una volta asciutto, io ho dato su tutto un'accelerata con un bel colpo di phon, passiamo la seconda mano, partendo sempre dai margini. Dato, vediamo com'è venuta la nostra cover. E voilà!
Ecco la nostra cover bella e finita, una cover con dei colori autunnali ma non troppo, che rimanga fresca e ci accompagni in quest'autunno con un tocco di femminilità, un bel blu e tanti colori e tanti toni e il tono preponderante del rosa e i tocchetti di borgogna. Ora vi svelo un segreto, un triste segreto per me, ahimè, questa cover io l'avevo già fatta, avevo già girato tutto il video pratico, ero arrivata fino alla fine, ero arrivata all'editing del video, ho importato il video sul computer dalla memory della fotocamera e tac, il computer non ha accettato l'importazione e quindi quel video è andato perduto. E vi faccio vedere la cover come l'avevo fatta nella prima versione, perché a me annoia fare le cose due volte allo stesso modo, quindi ho variato un po' il soggetto in modo da potervi anche proporre due varianti diverse. Qui è molto più presente l'oro, il borgogna è anche nei colori dei fiori, come vedete, i pallini sono dorati e rosa, vi farò le foto per particolareggiarveli maggiormente, e abbiamo così due cover con lo sportellino naturalmente dove potrete inserire il telefono, mi raccomando sempre la guaina trasparente qui. Bene, ce l'abbiamo fatta, non pare vero, abemus cover e ne abemus due. Ragazzi, è stato un parto questo video, però un parto con due gemelline molto molto carine, due cover che mi accompagneranno a questo punto per tutto l'autunno. Spero che questo motivo vi sia piaciuto, vi lascio alle foto per visualizzarlo meglio e trovate gli schemi sia di questa che di questa sulla mia pagina Facebook e noi ci vediamo subito dopo le foto, che ho ancora qualcosina da dirvi. Sono sicura che legherà perfettamente con uno degli accessori che Elena vi proporrà. Bene, scopriamo insieme qual è. Io credo che questa cover sia la sintesi di quello che è per me l'autunno. L'autunno per me non è soltanto colori marrone, verde, l'autunno è anche freschezza, è anche carineria, divertimento, quindi trovo in quest'autunno in cui Pantone ha dato come colore il sangria, che ragazzi è sempre il nostro vecchio bordeaux per noi che facciamo arte, un bordeaux con colori più chiari, un bordeaux con colori più scuri, vinaccia, quindi trovate voi la sintesi cromatica che più vi appartiene e createvi la vostra cover fatta di vinaccia, di sangria, di divertimento, di rosa, ma non tralasciamo mai il blu, perché chi è come me proveniente dagli anni 80 saprà che in autunno il blu impera. Oggi come non mai stanno ritornando gli anni 80, il blu sono sicura ci accompagnerà per questo autunno senza renderlo troppo terroso e troppo legato ai colori della natura. Un po' di blu ci vuole e prestissimo scoprirete il perché, ve ne parlerò in un altro video. Bene, intanto mando un grande bacio a Elena e ti ringrazio enormemente per questa bellissima collaborazione. Mando un grande bacio a voi e vi ringrazio sempre per essere così gentili, premurosi nei miei confronti. Vi ringrazio per essere così tanti su Arte per Te. Vi ringrazio per essere come siete, speciali, pieni di premura, pieni di delicatezza, per essere sempre così attenti a tutto quello che vi propongo. Grazie di cuore, vi voglio un mondo di bene, ve lo dico spesso, ma non mai abbastanza e vi sicuro che è vero. Non vedo l'ora di incontrarvi tutti a Bologna il 22 novembre alla Fiera della Creatività. Molto presto farò un video dedicato, ma qua vi lascio il link già del video in cui ve ne ho parlato. Ci sarà occasione per abbracciarci e per dirci di persona che ci vogliamo bene, guardandoci negli occhi e non nell'obiettivo di una telecamera, perché ve lo voglio dire vis-à-vis. Tanto è vero. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, un video leggero, fatto di simpatia, amicizia e divertimento, quindi io vi rimando al prossimo che invece sarà un video più artistico. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci al prossimo video!